Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Massa Marittima in provincia di Grosseto. Il comune, interamente circondato dal verde, si trova a 380 metri sul livello del mare e conta più di 8.000 abitanti. È bandiera arancione del Touring Club italiano, è famoso per la sua bella piazza e la stupenda cattedrale. Nel corso della puntata incontreremo il sindaco, il vescovo, il parroco, scopriremo i musei, le tipicità, i piatti tradizionali e tante altre curiosità. Mettetevi comodi, a voi Massa Marittima! Massa Marittima è una cittadina che sorge vicino al Mar Tirreno, a pochi chilometri dal mare, 17 chilometri, ma ha una configurazione essenzialmente da entroterra, una città collinare immersa nel verde, con un centro storico di grande rilievo, un centro storico importante che denota un passato di grande importanza e di grande ricchezza di significati. Il percorso all'interno delle vie cittadine porta alla visita attraverso un susseguirsi di strade, vicoli, salite anche notevoli, porta alla visita di vari importanti monumenti che hanno connotato il periodo più importante della città di Massa Marittima, che è appunto il periodo comunale, quando Massa Marittima acquistò la propria libertà nel 1825 dal vescovo Conte e si sviluppò. La sua storia è strettamente legata allo sfruttamento delle miniere. Naturalmente la piazza, non sta a noi dirlo, ma è definita una delle più belle piazze d'Italia, ha una forma molto particolare, si affacciano sulla piazza alcuni dei monumenti più importanti, naturalmente la cattedrale che spicca sopra ogni altro, il Palazzo del Podestà. Poi il Palazzo Comunale, antico Palazzo dei Priori. La piazza di Massa Marittima si presta benissimo alle opere teatrali, in particolare noi abbiamo una stagione lirica importante, quindi si può assistere a uno spettacolo di lirica con la prospettiva della cattedrale immersi nel contesto della piazza di Massa Marittima. La torre alta e il Cassero dei Senesi rappresentano uno dei monumenti più importanti della città, appunto nella parte alta, anche di grande spettacolarità con questo arco che collega la torre del Candeliere appunto alla cinta muraria e costituisce un passaggio militare al tempo fra il Cassero e la torre. L'ufficio è un ufficio importante che mette anche soggezione, infatti si tratta della cappella del Palazzo dei Priori, dove ha sede un affresco importante di scuola del Sodo, ma probabilmente del 1525. Diciamo accompagna in maniera prestigiosa il lavoro umile del sindaco, direi. E Massa Marittima è la sede di una diocesi antica. Andiamo a conoscere il vescovo. Il comune di Massa Marittima, in due frazioni, entra nella diocesi di Grosseto con Tatti e nella diocesi di Volterra con Prata. Quindi siamo molto decentrati geograficamente, però è il cuore della diocesi perché qui è la cattedrale, qui è da sempre sede del vescovo da svariati secoli. Venendo da Populonia il vescovo si collocò qui a Massa Marittima, quindi geograficamente no, ma
inevitabilmente da un punto di vista pastorale, da un punto di vista storico e anche da un punto di consenso e di sentire della popolazione, siamo nel cuore della diocesi. La nostra diocesi di Massa Marittima e Piombino ha una estensione di 1200 km quadrati, comprende l'isola d'Elba, Pianosa e Montecristo, anche se le ultime due, una non è abitata e l'altra è pochissima abitata. Si inoltra nella Maremma fino a Monte Rotondo, Monteverdi, per circa 30-40 km nell'interno, oltre a una linea costiera di circa 50-60 km. In questa nostra città di Massa Marittima nacque San Bernardino da Siena, anche se poi Senesi l'hanno immediatamente fatto proprio, ecco. Ma qui è tutto, parla di lui, le strade, i diversi monogrammi, abbiamo delle belle reliquie e poi continuamente il palio stesso che viene celebrato in onore di San Bernardino, qui viene chiamato balestra e quindi è un continuo rievocare, ricordare, riandare a questo figlio grande di Massa Marittima. La nostra chiesa diocesana è continuamente stimolata da presenze, è continuamente coinvolta in arrivi e che lì per lì possono anche darci un senso di smarrimento, ma poi ne ricaviamo tanta ricchezza, tanta ricchezza. Lo stesso clero, pochissimo, è espressione della realtà diocesana, ma è aiutato dal clero sia proveniente da diverse parti d'Italia, ma anche dall'Africa, dall'India, dalla Polonia, qui ben amalgamato, proprio perché è un po' crocevia. Tant'è vero la nostra sede della Caritas a Piombino è chiamata proprio Crocevia dei Popoli. Credo che il Vangelo sia proprio il non plus ultra per unificare la diversità degli uomini, per condurci tutti a un'unica casa, a un unico vivere. Io vedo nel futuro di Massa proprio una grande prospettiva. Quando sarà riscoperta l'agricoltura, sarà riscoperta la terra, credo che Massa ritornerà a essere nuovamente popolata e ritornerà a essere nuovamente centro. Negli ultimissimi tempi si era parlato e discusso circa l'eventualità di portare la sede a Piombino, ma per me è sempre stata una cosa non buona. Massa rimane oggi e domani ancora di più il centro vero privilegiato della diocesi. In una cantina storica di Massa Marittima andiamo a scoprire alcune tipicità e la gastronomia del luogo. Siamo in una situazione particolare che sembra quasi una miniera, questa vecchia cantina che è al di sotto della cattedrale, anzi della basilica di San Cerbone, della famiglia Moris, che è la più vecchia e la più importante azienda di questo territorio dal punto di vista vitivinicolo, che ci ospita e che esprime anche un po' il concetto di queste miniere che abbiamo nel nostro territorio. Mineralità del gusto, un gusto che si va a manifestare nella sapidità, nella concentrazione di determinate proprietà, proprio di quelle proprietà minerali che le ritroviamo nel nostro blend di olio, che è il blend toscano tipico, moraiolo, frantoio e leccino, ma che qui assume delle condizioni particolari dovute proprio a questa intensità del sole, a questa vicinanza del mare e a questa mineralità del terreno. I dolci che
qui a Massa trovano una tipicità riconosciuta nei dolci del medievali, pertanto i panforte, i ricciarelli, i cavallucci, dolci che si rifanno ad una senesità, perché Massa ha fatto il percorso culturale gastronomico insieme a Siena, prima come libero comune ma poi assoggettata alla Repubblica Senese, e quelli che sono a livello toscano i dolci di Siena sono anche i dolci di Massa Marittima. Il miele della Maremma è molto caratteriale e insieme alla Sardegna abbiamo dei mieli molto, molto particolari, molto intensi, e per la prima volta è stato realizzato il miele di coriandolo. Vini ce ne sono tantissimi, a base sangiovese i rossi e a base malvasia trebbiano i bianchi, però anche il vermentino e anche molti vitigni alloctoni tipo il Merlot, il Syrah, il Cabernet hanno trovato qui nel nostro territorio una potenzialità di espressione veramente interessante. Ci sono tantissimi vini passiti, che soprattutto a Baccarossa, che sono veramente, veramente interessanti, monovarietali e veramente buoni. Qui dietro questa colonna c'è poi una porta e dietro quella porta c'è l'avvoltore che viene portato qui ad invecchiare per l'ultimo periodo prima di essere messo in vendita. È un buon collegamento territorio-prodotto. Per parlare della cucina di Massa Marittima, del nostro territorio, credo che prima di tutto si possa dire che l'ingrediente fondamentale è il tempo. La pazienza che avevano le nostre nonne e le massaie che tutt'oggi compongono questi piatti esattamente come li ho composti io. Il primo piatto che presento è l'acqua cotta. È un piatto appunto molto semplice che veniva in origine portato dai boscaioli come piatto unico, diciamo un piatto che poteva essere anche arricchito proprio in luogo con dei funghi o con qualcosa del genere. Altro piatto molto tipico della nostra zona sono appunto i tortelli maremmani, in questo caso presentati con il marciapiede come si usa dalle nostre parti, con un ripieno di bietoline di campo e ricotta e sopra un bel ragù di carne. Il marciapiede è proprio la parte di pasta che sporge, diciamo, che è oltre il ripieno. Passiamo poi all'altro piatto molto tipico, che è il cinghiale alla cacciatora con le olive, ed è appunto il cinghiale, che è l'animale tipico dei nostri boschi, con le olive che fanno d'accompagnamento, diciamo, e da contorno, arricchito appunto con i profumi del bosco. Vi invito tutti quanti a venire a trovarci a Massa Marittima per assaggiare tutti i nostri prodotti, per assaggiare tutti i nostri piatti e vedere la bellissima città di Massa Marittima. Sulla piazza di Massa Marittima svetta la cattedrale intitolata al patrono San Cerbone. Andiamo ad incontrare il parroco. La prima volta che venni a Massa Marittima, alla fine degli anni 60, l'inizio del 70, devo dire che sono rimasto abbagliato dalla bellezza di questa chiesa, che qualcuno ha definito una bellezza barbara. Ho terminato i miei studi nel seminario qui di Massa e poi sono stato inviato dal vescovo all'Elba e ci sono rimasto per 21 anni. Nel 1996 il vescovo mi ha chiamato ad essere parroco della cattedrale e da 17 anni mi trovo in questa stupenda chiesa, in questa comunità. Il patrono della città di Massa Marittima è San Cerbone, che è anche il titolare della chiesa cattedrale. Le sue spoglie mortali si trovano qui in un'urna magnifica, in un'arca che è posta dietro l'altare maggiore. Non possiamo vedere l'arca di San Cerbone perché era chiusa in un cantiere. Da più di un anno stiamo eseguendo dei lavori di restauro, di ristrutturazione, e il presbiterio e l'abside sono un po' ingabbiati da impalcature.
Anticamente la cattedrale era dedicata a Santa Maria, come del resto un po' tutte le cattedrali nell'antichità. Santa Maria equivale all'Assunta e difatti ogni anno celebriamo ancora l'Assunta perché è contitolare. San Cerbone è un vescovo del V secolo, è africano ed era vescovo di Populonia, la sede originale della diocesi. A seguito delle invasioni barbariche, i vescovi della diocesi di Populonia si sono trasferiti all'interno della Val di Cornia e per sicurezza sono arrivati a Massa Marittima, dove hanno trovato una certa tranquillità. E da circa 1000 anni i vescovi risiedono qui a Massa. È sempre rappresentato con le oche, perché nella leggenda si dice che San Cerbone si è recato a Roma perché i suoi fedeli lo avevano accusato presso il Papa di celebrare l'Eucaristia festiva al mattino presto, all'alba. E quando arrivavano alla cattedrale di Populonia, il vescovo e i suoi sacerdoti erano già a tavola perché avevano già celebrato l'Eucaristia ed è andato a discolparsi. Quando si è trovato nel campo di Nerone, l'attuale piazza San Pietro, il diacono gli ha detto: ma vai dal Santo Padre e cosa gli porti in dono? Non aveva niente. In quel mentre passava uno stormo di oche selvatiche e il santo, tracciando un segno di croce, le ha chiamate a sé e le ha donate al Papa. Il Papa, quando si è trovato davanti a questo vescovo, si è reso subito conto della santità di questo uomo. È sceso dal trono e gli è andato incontro. E da allora ha concesso un privilegio al vescovo di Populonia e poi di Massa Marittima. Ogni qualvolta il vescovo si reca in visita ad Limina dal Santo Padre, ecco che il Papa scende dal trono e gli va incontro. Questo privilegio è riservato solo al vescovo di Massa Marittima, che non è mai stato concesso né a principi né a re. Questo privilegio è durato sino a Leone XIII, ora non più. Tra i gioielli di questa cattedrale abbiamo una tavola che rappresenta la Madonna col bimbo in collo, fiducio di Buoninsegna. Sul retro un'altra tavola riporta alcuni momenti della Passione. Il Battistero, che è un'opera meravigliosa dei maestri Comacini. E poi è famoso questo Battistero perché l'8 di settembre del 1380 San Bernardino da Siena è stato battezzato a questa fonte. Le miniere a Massa Marittima per decenni hanno rappresentato l'asse portante dell'economia del luogo. A voi il Museo della Miniera. Qui siamo all'interno del Museo della Miniera e facciamo un percorso proprio che illustra le varie tecniche di estrazione, i minerali, le varie tecniche di coltivazione, perché l'estrazione qui si chiama proprio all'interno della miniera la coltivazione. Un lavoro che chiaramente in questa zona è legato al territorio, addirittura fin dall'epoca etrusca i minerali venivano estratti in questa zona, il Medioevo con l'estrazione ha permesso la ricchezza della borghesia e quindi la ricchezza della cittadina e poi appunto è stata la vita proprio di tutti i giorni. Il minerale principe di questa zona è la pirite, che è un solfuro di ferro, è stato estratto fino a pochissimi anni fa e serviva sia per la produzione del ferro che la parte dello zolfo per la produzione dell'acido solforico. Sempre per quanto riguarda i prodotti tipici, andiamo a conoscere un'altra eccellenza del luogo.
Massa Marittima, terra di Maremma. Maremma è la patria della pastorizia e dei buoni formaggi. Come azienda che lavora proprio su questo settore non poteva mancare il pecorino, un pecorino particolarissimo. Dal latte crudo, senza fermenti aggiunti, latte che io stessa mungo dal mio gregge, è nato questo prodotto. È un prodotto incredibile perché è frutto di una sperimentazione fatta con l'Università di Pisa. Nel 2006, primi fra tutti, abbiamo creato un pecorino che non innalza il colesterolo, addirittura abbassa fra un 7 e un 10%. La nostra sperimentazione fatta con l'università ha riscosso un tale successo che è stata anche pubblicata e riconosciuta dal British Journal of Nutrition, che è la massima autorità scientifica a riguardo. Non è frutto della chimica. È semplicemente lavorare con passione da pascoli naturali, terreni minerali. Nella mia azienda si è creato un microclima particolare. Sinceramente vado fiera e orgogliosa di portare avanti Massa Marittima, il mio comune, la Maremma, con un prodotto così. È un prodotto figlio sicuramente del territorio, ma figlio anche della nostra azienda e della passione con cui lavoriamo tutti i giorni. Con la direttrice del Sistema Museale di Massa Marittima andiamo a scoprire gli altri musei di questo bellissimo centro della provincia di Grosseto. Massa Marittima è una città molto antica che ha delle radici profonde nel passato, tant'è vero che questo patrimonio culturale già tanto tempo fa fu valorizzato dall'amministrazione comunale. Il primo nucleo dei musei nasce nel 1867. Nel tempo si è ampliato soprattutto con gli scavi archeologici che sono stati fatti nel territorio negli anni 30 del Novecento e in particolare poi molto più di recente negli anni 80 al Lago dell'Accesa. Partendo dal museo archeologico, che quindi racconta veramente le radici storiche del territorio, abbiamo una sezione preistorica al pian terreno piuttosto importante per vari motivi, perché per esempio qui abbiamo le prime attestazioni della fusione del metallo di tutto il nostro territorio, ci sono delle panelle in bronzo, siamo nel terzo millennio avanti Cristo, anche se abbiamo attestazioni più antiche, però il terzo millennio avanti Cristo è il momento di grande incremento demografico di questa zona. Di grande rilievo c'è la stele antropomorfa, è una scultura di piccole dimensioni, sono circa 60 centimetri, che è stata ritrovata negli anni 50 senza contesto, datata proprio a questo periodo, terzo millennio avanti Cristo. Passa a periodi più recenti, che sono quelli che hanno dato origine alla storia etrusca, che è di grande importanza in tutta la Maremma, ma in tutta la Toscana, perché l'Etruria coincide più o meno con la Toscana. E in particolare la zona del Lago dell'Accesa, che citavo prima, che è già stata scavata negli anni 30 del Novecento, è stata poi ripresa dal professor Giovannangelo Camporeale dell'Università di Firenze, che ha scavato, anziché le tombe, come avrebbe fatto, come hanno fatto tutti gli archeologi, un abitato. È uno dei rari casi di scavo in un insediamento abitativo. Però tornando un attimino indietro nella cronologia delle scoperte nel nostro territorio, al primo piano è esposto l'Eracle Callinico. È una copia perché l'originale è un bronzetto che molto probabilmente è databile insomma al III secolo avanti Cristo, età ellenistica. L'originale è a Firenze. Un altro, diciamo, momento di rilievo nel primo piano del museo è l'allestimento di una mostra che direi ormai permanente sul Simposio Etrusco. L'altro museo molto importante per la nostra città è il complesso museale di San Pietro all'Orto. La sezione di arte antica raccoglie tutte le opere d'arte della città del periodo più ricco, dal 1200-1300 fino al 400, quando Massa Marittima praticamente è diventata libero comune, quindi abbiamo avuto Giovanni Pisano che ha progettato il rifacimento della cattedrale. Abbiamo avuto Ambrogio Lorenzetti che ha dipinto una pala d'altare ed una cappella a fresco importantissime e di cui parla il Vasari nelle Vite. Quindi
diciamo, in questo museo abbiamo voluto, insieme alla sovrintendenza e alla diocesi di Massa Marittima, proprio mettere insieme tutti i capolavori che rendono importante e ricca questa città. Siamo nella sede della Società dei Terzieri Massetani, un'associazione il cui statuto risale al 1960. Siamo nella sede che fu la zecca della Repubblica di Massa Marittima, o Massa Metallorum, Massa di Maremma, dove si coniava il grosso massetano, moneta argentea, che veniva esportata sino in Francia. La Società dei Terzieri è composta da tre terzieri, come dice la parola, terzieri di Cittanova, di Civitavecchia e di Borgo. Massa Marittima per me è importante, e la Società dei Terzieri in particolare. Se l'amministrazione comunale è il cervello della città, la Società dei Terzieri è il cuore della città, perché racchiude 1500 soci, tutti attivi, tutti operanti. I cittadini di Massa si sentono appartenenti in qualche maniera a un terziere, al terziere dove abitano, o al terziere dove sono nati, o al terziere dove militano. Non esiste un cittadino di Massa Marittima che dica chi sei, io sono del terziere X, del terziere Y. La nostra manifestazione è importante che venite a vederla, vi renderete conto quant'è viva e quant'è vitale e quant'è bella nel suo insieme, nella sua magnifica piazza del Duomo, con uno sfondo medievale eccezionale, con dei costumi che sono eccezionali perché non sono costumi inventati da sartine locali, ma sono costumi riprodotti da affreschi medievali originali. Vi aspettiamo il 25 di maggio per il Balestro in onore di Santo Bernardino da Siena, Massa Marittima, ma da Siena, e il 14 d'agosto per il Balestro in onore del Libro Comune Massetano. Massa Marittima vi aspetta con la sua storia e le sue tante bellezze. Per rivedere Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Viva Massa Marittima, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza.